Eccoci qua, ci siamo, cominciamo. Benvenuti a quelli che sono qua al Piccolo Mare, benvenuti che ci guardano da casa, ormai benvenuti. Se non c'è la diretta le cose valgono veramente meno. Siamo con Lorenzo Zucchi, facciamogli un applauso Lorenzo che ha scritto un applauso. Bandiere per tutti, non fatevi ingannare dal titolo, non è un libro sulle bandiere. Non è un libro sulle bandiere. Non è un libro sulle bandiere, anche perché il titolo uno dice... Pensa a The Big Bang Theory, a Sheldon che aveva fatto lo special sulle bandiere, non è bandiere per tutti, ma è una bella idea, interessantissima, narrativa. Io voglio parlare di nazioni, di posti che ho visto, di suggestioni che ho ricevuto, ci racconto delle storie, è questo. Bandiere per tutti? Assolutamente sì, è questo, come hai detto tu. Il titolo è totalmente fuorviante, ma era tempo leggermente spiegato anche nel... Innanzitutto questo è un secondo volume di una progettata trilogia sui miei viaggi e il primo volume, che è uscito un anno fa, che si intitolava Quante bandiere hai, esplicitava un po' il concetto. Quindi bandiera non è la bandiera, come dicevi tu, la bandiera degli Stati Uniti o dell'Italia nel suo tricolore o nelle sue stelle strisce, ma è il simbolo di un paese visitato, perché tra l'altro questa è una simbologia che hai visitato. Sì, io ne ho visitati, ma una simbologia che ho scoperto non essere nemmeno una nostra creazione. Ovviamente noi l'abbiamo codificata con questi libri, ma altre persone in giro per internet utilizzano questa simbologia, quindi quando visitano un paese mettono la bandiera. Esatto, questo è il significato. Il segnaposto. Esatto, quindi bandiere per tutti, perché? Perché bandiere per tutti? Rispetto a quante bandiere hai. Quante bandiere hai faceva capire il significato della gara. Bandiere per tutti è un messaggio di speranza, nel senso che ovviamente anche in questi tempi un po' cupi del Covid, purtroppo, incidono sulle vendite non solo del libro ma soprattutto del settore turistico, però il mondo quando riaprirà del tutto sarà veramente nuovamente a nostra disposizione, nel senso che appunto prima ci fossero queste chiusure uno prendeva un aereo al limite anche l'ultimo minuto, esatto, per qualche paese magari aveva bisogno del visto, ma ormai quasi tutti i paesi fanno il visto anche all'aeroporto, puoi arrivare te lo fanno là, a differenza di una volta venite. No, alcuni paesi dove sono magari un po' chiusi ancora lo richiedono in anticipo, anche con certi dettagli, devi avere la prenotazione con tutti i nomi dei partecipanti, insomma, però altri sono molto più liberi, quindi è un mondo che è a disposizione di tutti, quindi il messaggio è questo, viaggiare perché comunque è bello e scoprire cose nuove è unico. Tra l'altro saluto le persone che ci stanno seguendo da casa, vale per voi che siete qua, ma vale anche per loro, se avete delle domande nel merito per Lorenzo siamo qua. Intanto te la faccio io una domanda, visto che hai visitato così tanti paesi, quali sono? Cioè, ci sono dei paesi più facili da visitare o dei paesi più difficili da visitare? Allora, sì, sicuramente sì. Al di là delle differenze culturali, che non voglio entrare nel merito, perché ovviamente ognuno ha una percezione personale e per qualcuno può essere già diverso da Germania. Dici, esatto. È anche una questione personale, quindi. Sì, e per altri invece anche uno stato africano secondario è casa, quindi su quello è difficile fare delle medie, diciamo, pur essendo io uno statistico, quindi ho abituato, esatto, a queste cose. Però allora un paese sicuramente molto facile da visitare, ne metto due perché sono i due paesi del Nord America, Canada e gli Stati Uniti, sono paesi dove ultimamente l'ingresso è abbastanza rilassato, Canada è sempre stato molto rilassato, Stati Uniti ultimamente, adesso ovviamente non lo so perché con la situazione Covid, ma si spera che torni a essere rilassato. Una volta che sei dentro, diciamo che hai a disposizione un'auto e poi puoi andare ovunque. Anche perché gli costa molto meno la benzina, non conta qua. Assolutamente. Costano un po' di più altri servizi, ma sono anche di un livello molto alto, quindi è accettabile. Però puoi sempre comprare un mitra al supermercato. Ah sì, non in Canada. No, in Canada no, ma in America molto facilmente. Sì. Scusi, volevo 2 litri di latte, una cartucciera e una cappa da giro. Perché così sa, c'è anche un po' di paura quando si viaggia, non so chi incontrerò, a parte che c'è anche a Milano, però allora, o se no non viaggi, se hai paura non viaggi.
Allora, sicuramente, allora non devi viaggiare, esatto, questo è il... Se hai paura non viaggi, ma infatti chi ha paura non viaggia, chi ha paura ormai non va neanche più sulla Riviera Romagnola. Non esce più neanche di casa, esatto. Per presentare un libro. No, allora se non hai paura è chiaro che comunque devi fare attenzione in certi posti. Allora io cito sempre, adesso mi spiace fare sempre questa pubblicità negativa al Venezuela, ma purtroppo Caracas mi ha, anche nel libro, chi lo leggerà, si capisce che è un paese, è una città che non lascia tranquilli, non c'è nessuno in giro per le strade, se non, come dicono certe guide che spesso esagerano, ma in questo caso forse non troppo, ci sono solo indigenti che magari hanno bisogno anche di cercare una svolta alla loro giornata senza speranza e chiaramente malintenzionati. Sarebbe un paese ricchissimo. Lo era nel 1972, adesso non mi ricordo esattamente, ma era sicuramente nei primi 10. Allora tutto hanno, sì. Risorse infinite, petrolio, soldi e tutto, però in mano alla politica e alle famose sette sorelle americane. E poi ovviamente la corruzione, che non è certo l'unico paese al mondo, ma è una condizione disperata, per cui anche le classi medio alte che abitavano certi quartieri di Caracas, tuttora tranquilli quando sono stato io qualche anno fa, però anche lì si vede un decadimento della vita media. Strazzo è una zona di persone, nello specifico donne bellissime, perché sono talmente misti, no? Visto che si parla tanto di razze, di cose, lì che sono mega misti, infatti la Miss Universo, Miss Mondo, un anno sì, un anno no, una venezuelana, perché passi dalla nera carbone alla bionda, e quello li rende molto belli. Assolutamente, allora, innanzitutto già lo spagnolo che parlano è virato verso il portoghese, nel senso che la pronuncia, allora la lingua è lo spagnolo, però la pronuncia è già portoghese, proprio perché il Brasile si sente l'influenza del Brasile vicino. E poi, come dici tu, è l'ultima punta in alto del Sud America, quindi vicino molto ai Caraibi, e quindi a tutto quello che il mondo dei Caraibi comporta, quindi ovviamente l'immigrazione degli schiavi africani, poi tutte le discendenze miste, quindi ovviamente un paese molto variegato come dal punto di vista diciamo etnico, insomma le etnie sappiamo che non esistono, ma quant'è per farci capire, diciamo. Esatto, e sempre su questo filone, ma ci sono dei paesi dove la gente è più bella o più brutta? Ma a sentire qualcuno che è presente qua, sì. Mia moglie so che diceva che in Armenia gli uomini erano veramente brutti. Non ce ne vogliono gli armeni, saranno anche le eccezioni. Per quello che mi riguarda, io insomma sono, non so, forse il mio giudizio è buono, ma ho trovato le donne sempre molto belle ovunque. Anche gli uomini, per quello che mi riguarda, insomma, ovviamente hanno un giudizio diverso. No, apprezzato. I belli ci sono in tutto il mondo. Sì, penso di sì. E invece quali sono i paesi più interessanti culturalmente? Questa è una domanda molto difficile, perché appunto questo secondo libro parla, certo per i miei gusti ovviamente, questo secondo libro esclude l'Europa, perché era trattata nel primo libro, quindi io essendo nato e cresciuto in Europa e avendo visitato... È un libro extracomunitario? È un libro assolutamente... Anche lui. Vai via, no! Diciamo che è nato e cresciuto in Europa ha un occhio di riguardo per l'arte, per l'estetica, che culturalmente comunque ci vuole un po' di tempo per cambiarla. Allora io ho narrato qua la mia prima esperienza in Oriente a Bangkok, mi ha cambiato un po' i gusti, proprio perché è stata la mia prima volta che ho visto qualcosa di completamente diverso. E quindi ho cominciato a pensare, ok, sì, vero, belle tutte le chiese medievali della Francia e dell'Italia, però attenzione, c'è anche qualcosa di molto, molto diverso. È come la storia, quando poi cominci a leggere la storia del mondo, scopri che non è successo tutto in Europa. No, assolutamente, ma anche in Europa poi non si sa tutto, perché ovviamente i programmi scolastici, gli spaghetti realizzati a Napoli, questo c'è in Cina e in Italia, 2000 anni che li facevano. Poi fuori veramente, quando tu vai a visitare ogni paese, la cosa fondamentale secondo me di preparazione minima è di leggere almeno la storia basica del paese, lì come dici tu scopri cose che non immaginavi nemmeno, perché l'unica cosa un po' che si sa sono la via della seta, la tratta degli schiavi, esatto. E poi vabbè, la guerra d'indipendenza americana, la guerra di secessione, ma neanche tanto. Anche nella storia contemporanea italiana, anche la storia contemporanea
esempio anche solo alla guerra delle Falkland, delle Malvinas, no? Neanche accennata a scuola, quindi... giusto la guerra del Golfo, perché chi è della mia generazione l'ha vista in diretta. Esatto. Non vista in televisione, esatto. Che è questa cosa. Sempre su questo solco, i paesi dove hai mangiato meglio? Siamo in un ristorante, sì. Sarà che comincia a essere l'ora che... Sì, allora, i paesi dove ho mangiato meglio, allora metto sicuramente Vietnam, Messico, che ovviamente non posso citare quelli europei. Va bene, strettamente noi dobbiamo per forza fare quelli del libro, certo. Allora, sicuramente un posto dove si mangia veramente molto bene sempre è la Spagna. Ti piace tapas e... anche perché allora la Spagna è un po' un'Italia, no? Ha tante varietà regionali, però ha anche delle caratteristiche comuni, come ad esempio in Italia può essere la pasta o la pizza se la sanno fare in tutta Italia, là hanno le tapas che sono in tutta la Spagna e poi ogni regione ha le sue specialità. Soprattutto quando sei all'estero, mai cercato di mangiare italiano? Guarda, io non lo faccio praticamente mai. Mi è capitato in alcuni viaggi con alcuni amici che magari... Prendi la sola sicura. Esatto, alcuni amici magari non avevano gli gusti troppo aperti o magari ogni tanto avevano bisogno di mangiare qualcosa di... però sì, è raro mangiare bene italiano. Senti, all'estero. Quando si gira molto, Ulisse... Itaca era la sua idea di viaggio. No, io viaggio perché so che prima o poi tornerò a Itaca. Com'è vedere l'Italia da fuori? Tu che giri tanto. Allora, tornare a volte, adesso non è in questo libro, però è sempre piacevole perché comunque ti predispone, all'idea del viaggio successivo. E quindi tu accumuli l'esperienza che hai fatto in un viaggio, la resetti, ritorni alla vita di tutti i giorni e poi la riconfronti con il viaggio successivo. Avere comunque una base, sia l'Italia o meno, comunque è fondamentale secondo me per avere dei giudizi stabili, perché altrimenti se uno, in teoria, molta gente che viaggia, certi blogger viaggiano continuamente, si spostano magari sei mesi, però magari il loro giudizio è talmente varia continuamente da un momento all'altro che perdono anche loro la bussola, esatto, sì. Per cui avere un punto fermo e poi ovviamente da un punto di vista culinario l'Italia è sempre un paese dei migliori, quindi altre cose, ovviamente politica c'è molto di peggio, ma di meno, insomma. Esatto, come quando si dice, no, perché sei in Italia e tutti i migliori doppiatori sono in Italia, poi scopri che all'estero non doppiano i film. ma questo è un problema, nel senso che purtroppo li doppiano anche in Spagna, nei paesi che hanno le lingue così sufficientemente importanti, anche Francia, no? Da poter competere con l'inglese li doppiano, gli altri no, però il livello che poi le ragazze dell'età di mia figlia sanno meglio l'inglese qua, quello purtroppo. E anche per fortuna, insomma, c'è questa apertura mentale di imparare le lingue. Perché poi, insomma, anche la lingua ti racconta un po' anche il paese dove sei, no? Il modo in cui parli. Allora, assolutamente sì. Infatti, adesso tornando indietro e rivedendo alcuni miei racconti di questi viaggi, che alcuni sono più di recente, altri sono solo riadattati dagli appunti che avevo preso dopo il viaggio, e adesso rileggendo certe parole, mi pento che magari non avevo approfondito a sufficienza. Chiaro che negli anni la conoscenza, cioè lo sviluppo di internet, ormai, a meno che tu sia in una dittatura dove non hai accesso a internet, e qualcuno c'è, purtroppo, anche grosse, famose, non le nominiamo. Però sì, è importante sempre sviluppare questo, anche per la lingua, anche solo sapere qualche parola minima, perché comunque ti mette nello stato d'animo di essere quello che io cerco di comunicare con questo libro. Quando uno viaggia per pochi giorni è cittadino del posto dove vive. Deve comportarsi, esatto. Sì. Come se fosse. Sì, sì. Un'altra domanda sempre, prima di entrare proprio sul libro, sui viaggi. Sì. Ma che cosa devo mettere nella valigia? O cosa non devo mettere nella valigia? Ma allora, cosa metti? Metti il minimo, nel senso che
Anche di, perché devo lasciare spazio per riempirla quando torno? Sicuramente, quello sicuramente, perché vabbè, comunque se tu dai spazio alle attività locali e sostenerle, sappiamo che è una forma di turismo consapevole, cioè piuttosto che comprare il solito souvenir, il solito magliette del negozietto, se vai in un negozio dove fanno prodotti ormai sono sempre più diffusi, li puoi comprare e li puoi mettere in valigia. Non andate a comprare uno Chanel in Congo. È perché mette poca roba, perché lasci spazio per l'apertura mentale, no? Per quello che imparerai con il viaggio. Non imporre la tua visione che hai qua, perché là probabilmente sarà diverso. Ovviamente parlando di questo libro, perché parlando di un libro dove vai in Europa sarà cosa diversa. Senti, la fortuna del mondo sono i bambini, cioè vedere i bambini. Sono così diversi i bambini da nazione a nazione, sono molto uguali. Com'è il bambino? Allora, no, io penso che ovviamente, sai, più crescono, più magari cambiano, le persone diventano diverse, perché si impone un po' quella che è la visione della scuola, dell'indottrinamento culturale dei bambini. Magari anche solo delle famiglie, perché molte famiglie magari seguono la religione, ovviamente non voglio fare un discorso di opportunità, cioè uno fa quello che crede, però appunto molte famiglie, specie in alcuni paesi fuori dall'Europa, ancora danno un'impronta molto forte al bambino, ma il bambino, soprattutto l'età sotto i 7-8, è veramente io mi ricordo anche i viaggi che ho fatto con mia figlia quando era molto piccola, non aveva nessuna difficoltà ad avere contatti con in nessun paese, anche se non sapevano neanche parlare in comune. Si guardano, sorridono e cominciano a giocare. Esatto. Assolutamente, cominciavano a correre, a ridere, questo è bello, questo era un po' la filosofia. Dà anche speranza. Sì, dà un po' speranza, assolutamente. Male, assolutamente. Entriamo nel libro prima di lasciare lo spazio anche delle domande. Bandiere per tutti in realtà sono storie per tutti, storie invece di fare la Lonely Planet che spiega delle cose, tu lo racconti con delle storie. Dove nasce la suggestione? Ma allora, innanzitutto sai, la Lonely Planet ogni 2 anni, 3 anni deve fare l'aggiornamento, quindi pensare di fare un libro guida turistica sui miei viaggi, che alcuni hanno 15, 20 anni, altri hanno 2, 3, cioè non aveva molto senso. Ma la suggestione nasce da questo, sono alcuni racconti, li avevo scritti in diretta tornando dai viaggi, proprio perché erano i viaggi più lunghi, ad esempio qua ce ne sono alcuni fondamentali, Canada, Stati Uniti, Australia, India, anche Sudafrica. Quei viaggi lunghi di on the road dove magari ti succedono anche delle cose divertenti, ma poi sono viaggi pazzeschi dove appunto vedi questi posti che non conosci e li giri con la macchina proprio al massimo del potenziale. Quindi da lì è nata l'idea poi di raccontare tutta l'esperienza con alcuni racconti che ho scritto più di recente, retrospettivi, e altri comunque rivisto, perché appunto questo è un secondo volume, il primo trattato dell'Europa. Questo è un volume che totalmente dedicato al viaggio, proprio perché le mete sono in paesi lontani e quindi nel paese lontano l'esperienza che ti resta di più non è magari quello che stavi vivendo tu in quel momento, come ti può succedere magari in un weekend se vai a Malta, ma è proprio l'esperienza del viaggio. Quindi quello che cola da questo libro è l'immagine di questi paesi che sono. Senti, il primo l'Europa, il secondo il resto del mondo, il terzo Marte, Venere. Ecco, tutti pensano a questa cosa, ma come fare ad esserci un terzo che hai già sembra hai che già raggiunto? Sembra no, che il già terzo, il terzo, perché il terzo. Allora, adesso questo gioco... Chiamiamo Elon Musk, ti facciamo portare... Parte dal discorso delle bandiere, ma non dimentichiamoci che non è che si deve viaggiare solo per visitare altri paesi, ci sono un sacco di attrazioni interessanti in Italia o anche solo in zone dei paesi europei come Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, che non danno la bandiera, cioè non vai a visitare la capitale, però comunque sono posti bellissimi, la Grecia. Quindi il terzo libro saranno i viaggi regionali di Italia in Europa, sempre che ovviamente la casa editrice decide di investire ancora su di me. Lo scopriremo solo di là. Esatto. Tanto per spoilerare un po', Italia. Cosa c'è assolutamente da vedere che magari viene un po' meno visto? Cioè, va bene Roma, Firenze, Venezia... Ultimamente non lo devo più dire perché lo hanno scoperto tutti, fino a qualche anno fa, fino a quando l'ho vista io, era Matera. Era totalmente sconosciuta, no, dico sconosciuta, sì, però poco insomma, ancora poco nota per la bellezza che ha. Secondo me è ancora sottovalutato un po' Napoli, perché secondo me Napoli merita comunque di più.
C'è di più che andare a mangiare una pizza? Molto, molto di più, tant'è che nel mio racconto la pizza sarà proprio alla fine. Ma proprio che si dice? Perché comunque non puoi ignorarla, no? È proprio una, è la cultura della città. Però secondo me ancora ha del potenziale per poi ovviamente le isole, la Sardegna, la Sicilia, anche se cioè, sono molto battute, ma sono battute da un turismo prevalentemente estivo, magari meno su Sicilia, anche molto culturale, però c'è veramente tanto da vedere. Volete fare qualche domanda, Lorenzo? Perché sennò vado avanti io, però piacerebbe sapere anche le vostre curiosità. Forza, chi è che la moglie vuole fare una domanda che non ha mai chiesto? Sì, va. Proprio perché è appena arrivata, magari non ha sentito cosa abbiamo detto. No, anche perché io ho fatto anni ad andare alle sue conferenze stampa che organizzava lei e mi diceva: ci fai una domanda che non parte nessuno. È vero. Stavamo parlando appunto di questo modo di viaggiare diverso che hai, no? C'è gente che ancora, ho visto ieri il film del Milanese Imbruttito, che è girato in Sardegna e hanno girato proprio su quelle cose lì, devo dire, pensavo fosse un po' una stupidata, invece devo dire tutto insomma. Si ride, c'è andato il film, sì, c'era la prima stampa ieri. E una cosa che dice lui a un certo momento è: inutile andare in Sardegna, cioè glielo dicono gli altri, inutile andare in Sardegna a dare un viaggio turistico. I viaggi turistici però sono dappertutto nel mondo. Cosa facciamo? Facciamo chiudere? Che dobbiamo fare? O lasciamo che chi vuole andare, ovviamente, no, beh, certo, ognuno fa quello che vuole, ovvio, certo. Ovvio. Ma come si fa? Allora, ecco, in uno di questi miei racconti c'è narrata una scena che io vivo in Oman, nella capitale dell'Oman, in un quartiere che è a metà tra la città vecchia e la città nuova, un quartiere più povero delle altre due zone della città, dove io vago per il souk e poi arrivo a un mercato del pesce e mi fermo a guardare la gente che lavora. E dico, in quel momento io ho realizzato, ma questa scena chi la vedrà tra turisti che vengono qua? Lasciano per quelli dei villaggi turistici che alcuni non escono neanche, ma anche solo quelli guidati non vedranno mai questa scena. E quindi io ho detto: essere prestati alla quotidianità di un altro non c'è regalo più bello nel viaggiare, nel senso tu sei là e sei là con la gente del posto. E questo però non tutti lo apprezzano, hai capito? C'è gente che magari vuole andare solo a tuffarsi, quindi non possiamo fare una lotta culturale. Niente di personale, uno può fare anche una vacanza così, però è inutile che vai dall'altra parte del mondo se vuoi la piscina. Ce l'hanno anche, ecco, al poi, club, ovviamente. Esistono ancora i club med. Il discorso, sì, certo. Ci sono ancora i club med, perché io ero fermo alla Valtour, so che non c'è più da Sardegna. Ora ha fatto il concordato, sì. Sarà tanti anni che non c'è più. È cambiata anche la concezione, ci sono anche dei finti viaggi di quel tipo lì, no? Io penso a Bonaventura, così, che sbandierano come una cosa spartana e poi hanno l'elicottero che li va a prendere la notte per andare a vedere l'alba. Ma quello è viaggiare o no? Beh, ma quella sai, è una trasmissione televisiva, però sì, no, ma questi gruppi organizzati, per carità, sì, ci sono sempre di più, le famose avventure nel mondo, no? Questi gruppi che girano. Allora, quelli, se non altro, rispetto agli altri, vanno in posti isolati, però di più non c'è, perché comunque però sono sempre legati a una guida che li porta a vedere i posti. Quindi secondo me l'essenziale è, visto che abbiamo detto all'inizio i posti pericolosi, poi abbiamo cambiato un po' argomento perché però non sono tantissimi, e in molti posti uno può girare liberamente, quindi andate, muovetevi, cioè, non abbiate paura, andate in giro da soli, la maggior parte dei posti non vi guardano, al massimo in alcuni posti vi possono chiedere di comprare delle cose se ci sono degli angolanti in strada, ma al di là di quello nessuno vi disturba, e così avete la percezione di com'è diversa e poi in fondo uguale la vita nel mondo. So. Poi la gente è molto meglio di quello che si pensa. Io oggi leggevo il figlio di una carissima amica, che tra l'altro ho già invitato, ciao Aaron, a venirci a trovare anche qua, che sta girando l'Italia in bicicletta col suo cane, con una tenda, e ovunque trova persone che gli aprono la porta, gli offrono da mangiare, gli fanno fare una doccia. Quindi non è così male la gente,
No, assolutamente. Anche Peter Wade. No, anche per... no, tra, no, ma in tranne, generale... In tranne generale... qualche cascina qui nella Lombardia, dove se tu vai per comprare il formaggio, come tutto il resto del mondo, ti sorridono, poi ti sparano, ma a parte quello, soprattutto Brescia, Bergamo, Bologna, diciamo che c'è questa grandissima accoglienza. Però devo dire una cosa, quest'estate sono tornato dopo tanti anni in Trentino e ho trovato cambiato sì. totalmente... Cioè il Trentino che era un po' ma Trentino alto Adige. Trentino, stato in Trentino e Trentino dove non erano quasi accoglienti, invece ho trovato molto cambiato. Quindi un po' la cultura sta influenzando il mondo, speriamo. Beh, sicuramente sì, perché allora noi come esempio classico di ospitalità italiana, almeno io, anche non sono troppo lontano di là, io mi riferisco sempre alla Riviera Romagnola. E vabbè, là sono proprio oriente dal cliente, sono veramente simpatici e ben disposti. E ragione, sta cambiando. In Trentino già io l'ho visto, l'avevo già visto meglio, l'avevo già visto meglio. Ecco, altre zone più remote sono ancora un po' più chiuse, come dici tu, certe valli anche della Lombardia dove non hanno magari molti turisti. E poi c'è, non andate in Liguria se volete essere fatti bene se siete milanesi. Beh, certo, che ce l'hanno a morte con i milanesi. Vabbè, non è vero, anche lì sta cambiando, dai. Anzi, sai cosa ho trovato? L'ultima volta sono andato a fare un weekend in Liguria e cosa ho trovato? Un bar tabaccheria e la proprietaria era gentilissima, simpaticissima, non l'ho scoperto, era una milanese. Ok. No, però comunque anche là si sta diffondendo, come dici tu, questa cosa si sta diffondendo. Senti, ma le storie, che storie sono quelle di cui parli questo libro? Perché diciamo il pretesto è le ambiento, il sì, viaggio, sì, sì. No, ci sono, però sono storie. La maggior parte sono racconti di fresco, no? No, ancora no, qua no. La maggior parte sono storie classiche di viaggio, quindi diario di viaggio, si parte e si arriva. E poi ovviamente per dare varietà e anche perché alcune mete si prestano meno al racconto di eroi di viaggio, ci può essere un racconto umoristico, ci può essere un racconto scritto in maniera un po' più nostalgica, ci può essere la storia avventura, diciamo, no, c'è giallo, però ci sono minime variazioni dal tema, proprio perché con questo il primo era un po' più ricco, proprio perché essendo ambientato in Europa e aveva più sperimentazioni possibili perché c'erano meno classici on the road, diciamo. Sì, ma qualche problema invece, qualche disavventura c'è stata? Beh, sì, sicuramente qualcuna sì. Ad esempio, una cosa che ci separava sempre nei viaggi, siccome mia moglie ha preso la cittadinanza italiana da qualche anno, precedentemente viaggiava con il suo passaporto e in certi paesi ci separavano, dicevano ah tu di qua, voi di là. Mia figlia era piccola e diceva no, come dove va la mamma? Così, perché la residenza, pur essendo parte dell'Unione Europea, il passaporto aveva sempre dell'Unione Europea, tra l'altro, quindi non voglio dire dove? Della Romania. Romania, oh. Però appunto un paese dell'Unione Europea che sai che hanno già da molti anni. Pensavano fosse una spia del KGB. Forse. Già che sembra una russa. Vero, bionda, occhi azzurri. No, proprio bionda, occhi grandi, come le spie. Come le spie che devono guardare bene in giro. Devono guardare così, sì. No, queste cose sì, ma sono cose divertenti. Alla fine, appunto, io di problemi grossi non ne ho avuti, per quello dico, e mi sono sempre mosso in maniera indipendente, al di là di qualche escursione obbligata in posti turistici come Cuba, Santo Domingo, Giamaica, per magari andare a vedere le città, perché lì anche solo economicamente ti conviene far parte di un gruppo turistico piuttosto che muoverti da solo, ma al di là di quello. Mi sono sempre mosso indipendentemente e addirittura noi abbiamo passato avventure che sono narrate qua, come ad esempio passare un confine tra il Turkmenistan e l'Uzbekistan il giorno di Capodanno di mattina con i tir afghani che si scaldano con il fuoco con meno 6 e noi portavamo un passeggino con nostra figlia e quelli quando ci hanno visto pensavano di aver visto vabbè, non la Madonna perché islamici quindi non credo, ma più o meno, forse pensavano di aver visto anche loro, un momento. Anche loro con Maria sono devoti a qualcosa. Sì, certo. Sì. Ma poi un grande profeta. Certo, un grande profeta. Loro Gesù, conoscono Gesù, sì, conoscono come profeta. Sì, sì. Certo. Scusa, magari l'avrei già detto, Sì. Vai, sì. Cioè. Nel 2020 hai pubblicato un libro sul Mediterraneo. Sì, Quante bandiere hai, che è stato il mio esordio letterario. Esatto. E adesso questo è il 2021. Questo è del 2021, 2021. Sì. Caspita. E ce l'ha già pronto un tempo.
Già sì. Da che periodo? Allora, vado dal... Vabbè, questo, penso, i primi viaggi sono del fine anni 90 fino all'ultimo del 2019 in Cina, appena prima della pandemia. Giusto in tempo, esatto. E questa Cina com'è? Ma questa Cina, sai, molto molto bella come paese. Dove sei stato? Cioè, Cina è grande. No, allora, adesso sono stato solo a Pechino perché eravamo una settimana e non ci siamo mossi, volevamo vederla con calma, era una richiesta di nostra figlia. Io sono già stato e ho visto Pechino e Shanghai, perché quando c'ero stato la prima volta ancora non era facile muoversi. Adesso è in realtà più semplice muoversi all'interno, sono più però tranquilli. Però sei sempre un po' controllato, insomma, il turista non ha accesso ai siti esterni, quindi diciamo che l'atmosfera è, magari la gente del posto è molto cordiale, però comunque ti resta un po' di chiusura dentro legata a questo. Poi appunto si mangia benissimo. Ecco, un altro posto dove si mangia molto bene, che non ho citato all'inizio, è quello. Cina si mangia sicuramente molto vogliamo bene. Dire che in Cina non mangiano quello che abbiamo qua nei ristoranti cinesi? Assolutamente no, ad esempio il riso alla cantonese, ma penso che ormai sia un velato, non esiste. Il coso sì, l'involtino primavera, alcuni ristoranti tradizionali sì, ce l'hanno, però non è suggerito. No, e poi è uno dei mille piatti. Sì. Tu lavori con altro consumo, giusto? Sì, sì. E sei uno che si occupa anche di statistiche. Quando fai viaggi, tieni conto anche di queste cose, cioè tieni anche, diciamo, un po' la malizia del lavoro. Io quando ascolto uno per radio, non ascolto la musica, ma ascolto come parla quello della radio. Sì, sì, la formazione professionale in parte c'è. Ad esempio, io una cosa che faccio sempre, anche perché secondo me non solo legata al lavoro, ma legata anche a come percepire il posto dove vai, è entrare in un supermercato, anzi possibilmente in più di uno, e vedere cosa è in vendita, il livello dei prezzi, sì, che prodotti ci sono localmente, perché appunto questa è la grande ricchezza del mondo, non abbiamo parlato sinora, ma la grande ricchezza che si sta sempre più scoprendo anche a livello locale in Italia, ovviamente in Italia c'è una miniera, ma ci sono prodotti locali a livello delle singole province, delle singole vere città, esatto, queste sono le vere eccellenze, e così è pieno ovviamente in maniera minore rispetto all'Italia, ma comunque ci sono questi prodotti locali, quindi andare al supermercato nei paesi che non sono i nostri, specialmente fuori dall'Europa, ti fa rendere conto da un lato, da un punto di vista, che comunque le differenze sono minori di quello che ci aspettiamo, e dall'altro che comunque vedi i prodotti locali, anche cibi che qua non vendono niente, che là magari sono best seller, perché appunto tipo in India tutte le varie spezie, qua insomma le spezie vendono poco, là, senza la spezia non cucina nessuno. Qua la spezia è un po' selvaggia. Esatto. Andiamo molto lontano. Volete fare ancora qualche domanda, dato che ci siamo, ragazzi? Forza, coraggio. Allora, ti vogliono come consulente, saresti un buon consulente? No, non sono un buon consulente perché appunto, come ripeto, la mia esperienza è limitata, i miei gusti sono troppo personali e non ho visto tutto il mondo, anzi sono ben lontano, proprio perché appunto il messaggio è il mondo è enorme, andate a visitarlo, tanto sarà difficile finirlo, quindi muovetevi. Esatto. Con l'aspettativa, o allunghiamo l'aspettativa di vita per poter molto viaggiare. Oppure sì, nemmeno il milionario ce la può fare. Senti, ma parlavamo prima del turismo spaziale. Sì, c'è questo dibattito, no? Si sta muovendo. Che ne pensi? Ma sai, i tempi per raggiungere... Cominciano anche a essere non economico, ma non essere più così irraggiungibile come costi. Penso che la Luna sia un capriccio che molti si potranno togliere. Io, sai, soffro di vertigini, quindi stare così tanto nello spazio, già l'aereo 10-12 ore, perché comunque non sono mai finestrino, quindi non lo vedo. Però il viaggio spaziale non fa per me, purtroppo, però credo che sia un sogno che molti riusciranno a realizzare. Senti, volevo chiederti, hai cambiato il tuo modo di viaggiare dall'inizio dei viaggi? Assolutamente, perché appunto i primi viaggi erano in Europa. E quindi in Europa... solo come destinazione. Certo, no, però il primo viaggio era in Europa e il mio approccio era, ma non è così diverso dall'Italia, perché effettivamente l'Europa. Quindi questo era all'inizio. Dopo, appunto, ho citato prima, lei non c'era, quando sono stato a Bangkok, ovviamente la prima volta in Asia mi ha aperto il mondo, quindi da lì ho cominciato a valutare un filo meno la chiesa romanica in Francia, in Italia, per valutare di più l'esperienza
globale del viaggio, quindi l'arte sicuramente resta uno dei grandi driver del viaggio, perché comunque uno si muove anche per vedere delle opere d'arte, però non è solo quello, perché appunto se no il viaggiatore vecchio stile si muove solo in Europa e poche altre località selezionate, quindi sicuramente nel tempo è cambiato tantissimo e continua a cambiare tuttora proprio perché sta cambiando il mondo. Adesso io purtroppo sono fermo, gli ultimi 2 anni abbiamo viaggiato in Europa, quindi non sono esperienze di viaggio coinvolgenti. Non è male, però al momento sto aspettando di rivedere come sarà viaggiare per il mondo una volta che sarà finita l'emergenza. Quanti paesi ne mancano? Ne mancano 75, no? Quanti sono? 195, io sono a 120. Di 75 sono troppi, sono troppi. C'è qualche posto in cui pensi io rinunciando? No, questo è un discorso. Allora io tornerei ovunque, poi è chiaro che è possibile, e poi insomma alcuni posti visti 2 volte magari non hanno più la priorità, però ogni posto merita anche una seconda visita, perché la seconda visita cambia spesso il punto di vista, intanto hai un'età diversa, hai una maturità diversa, vedi le cose diversamente, come diceva lei. Quando la prima volta ti ha impressionato tantissimo, la seconda volta sarà difficile che replichi. Se la prima volta è stata così così, la seconda è più possibile che... Questa è la mia esperienza, poi magari ognuno la vede diversamente. No, posti dove non andrei mai, no, però chiaramente le isolette dei Caraibi o dell'Oceania sono in cosa. Che tirano meno. Piuttosto preferisco l'Africa, perché l'Africa per me è un mondo, anche se so che ovviamente tutti gli stati sono inventati, ma in realtà ce ne sarebbero molti di più se fossero i confini evoluti. Quelli che si danno loro. Quella storia è un po' come quelli in Europa, là sono confini che hanno imposto le competenze europee, quindi sono paesi che sono un mix di 6 o 7 culture diverse. Però l'Africa mi ispira sempre tantissimo e tornerei sempre tanto. Quanti anni ha la figlia? 10 dietro di lei. Anche se 10 da adesso sembrano 14 anni. Quanti anni ha della viaggiatrice? E li ha sempre seguiti. Non l'avete mai lasciata a casa? No, sì, qualche volta sì, all'inizio, perché in alcuni paesi pensavamo la malaria, no? Siccome la forma della malaria per i bambini può essere veramente fatale anche in poche ore, e quindi Sri Lanka l'abbiamo lasciata a casa, Vietnam per lo stesso motivo, ma ci siamo resi conto dopo che in realtà il livello sanitario del Vietnam era molto più alto, quindi non aveva senso lasciarla a casa, e poi l'abbiamo lasciata a casa per altri motivi 2 volte, quando abbiamo fatto per Bolivia, che ha narrato qua per via dell'altitudine, ce l'ha consigliato il pediatra, perché le altitudini erano troppo alte, e perché non era più piccola, però le altitudini eravamo anche oltre 4.000 metri in alcuni casi, poi capito, però magari lei faceva. E poi in un altro viaggio narrato qua, Botswana, Namibia, perché eravamo con la macchina a noleggio partendo da Sudafrica, attraversavamo il deserto e potevamo benissimo forare e restare tutta la notte in macchina nel deserto magari al freddo, e quindi anche lì poi in realtà andava tutto bene. Ma i paesi che le sono piaciuti di più? Mia figlia. Glielo chiediamo se vuole risponderci. Quali sono i paesi che ti sono piaciuti di più? Mi sono molto Bangkok. Thailandia, per me fascina quando ci andai per la prima volta. Ecco, comunque è un mondo. Io ci faccio un'altra domanda prima di sentire ancora loro. A livello natura, cioè cosa ti ha fatto spalancare la bocca? Cioè dove hai visto una natura, non dico incontaminata, non per forza, ma che veramente ti ha stupito? Sono i paesi che, allora, alcuni li abbiamo appena citati, quindi il deserto della Namibia, anche solo le montagne, le strade panoramiche tra la Bolivia e il Perù, ma in assoluto sicuramente sono le io non ho visto le montagne rocciose degli Stati Uniti, e la mia esperienza Stati Uniti si limita all'est per il momento, ma le montagne rocciose del Canada con questi laghi, una cosa incredibile, cioè mozzafiato, sì. E poi ovviamente devo citare anche la Nuova Zelanda, perché l'isola del Sud è un fiordo continuo, assomiglia anche agli scenari europei come la Scozia e la Norvegia, sono paesi splendidi, però là forse ancora un livello superiore. Forse volevo fare una domanda. Ah, c'è una domanda secca, dove andresti a vivere? Addirittura dove si trasferirebbe? In tanti posti. Uno su due, dai. In tanti posti. Allora io aggiungo, e perché? Allora, io da solo non lo so, io da solo andrei ovunque.
considerando la famiglia, potremmo, non lo so, perché in alcuni paesi magari sono troppe differenze. Allora io anche andrei a Bangkok, evidentemente, e poi andrei probabilmente in Canada, però Canada ritorno, in altri, anche in tanti altri posti, ecco. Io andrei, cioè, per me, io andrei anche al Cairo, ma so che mia moglie non è del posto. Non è facilissimo, per no, voi. Però guarda che sto vedendo ultimamente che sono seguo dei siti del Cairo specifici su Facebook. La città sta vivendo un periodo di splendore. Hanno inaugurato il nuovo museo pazzesco. Hanno delle manifestazioni, c'è un concerto alle piramidi, una mostra d'arte, cioè veramente il fermento culturale sta crescendo, e forse quindi anche un po' la società, prendendo spunto dalla città, anche tutto l'Egitto sta evolvendo. Poi voglio dire, è chiaro che la forma classica della tradizione permane, però certe frange stanno manifestando più interesse per la cultura. Invece a livello umano, qua ci crediamo tanto moderni, capita ancora che uno passa da schiaffo sul sedere a una giornalista in diretta. Oh, impossibile. Roba. E hai visto delle cose in giro per il mondo che, soprattutto nei riguardi delle donne, non ti sono piaciute tantissimo? Cercando di essere un po' diplomatici. Fortunatamente, visto in prima persona come questo episodio che hai citato, no, è chiaro che abbiamo visto in vari paesi un po' maschilisti, persone che pur parlando con mia moglie giravano la faccia verso di me, quindi perché la donna purtroppo è considerata un po' ai noi. E i diritti civili? Hai sofferto da qualche parte particolarmente? No, perché comunque la mia permanenza è minima e non hai tempo di accorgerti. Non te ne accorgi. Appunto, in Cina abbiamo visto l'ultima volta, insomma, le persone locali non avevano accesso agli esteri, così, però è così in tanti altri paesi. Quindi lì me ne sono reso conto, perché dovevamo comunicare e le persone dovevano tradurre quello che noi dicevamo con un'app, e vedevamo che le app che utilizzavamo noi e loro per fare la stessa cosa erano diverse. Però no, mi è capitato atterrando a Djibouti, non lo sapevo che era un paese a rischio, perché ovviamente un paese africano guidato da pseudo dittatori, c'era stata da poco l'apertura al turismo, e io ovviamente ero già in viaggio per l'Etiopia, ho detto ma aspetta lì, con un volo vado a farmi un altro paese. Però appunto io prima ho detto che è sempre meglio viaggiare indipendentemente, però anche avere un punto fermo d'appoggio in un'agenzia viaggi che lavora bene e che puoi utilizzare in queste situazioni è utile. Io ho un vecchio amico di infanzia, città di Parma, che ancora tutt'oggi ogni tanto lavora per me per questi viaggi, e lui all'epoca mi disse ma guarda che sì, c'è scritto sulla Farnesina che hanno aperto, ma io non mi fiderei tanto, tu vuoi andare? Vai. Ok, però prenditi almeno un hotel 5 stelle, tanto stai una notte, voglio dire, spendi 70-120 euro, pazienza, però almeno secondo me. E infatti cosa è successo? Quando siamo arrivati dall'aeroporto hanno diviso la gente dell'aereo in due fasce. Quelli sulla destra entravano senza problemi, quelli sulla sinistra dovevano passare un interrogatorio, e conoscendo il livello della corruzione in Africa io ero sicuro che mi avrebbero chiesto dei soldi per entrare. Alla fine a me non mi chiamavano mai, ero rimasto l'ultimo, e quando toccava a me è arrivato l'autista dell'hotel 5 stelle e mi ha detto vieni, andiamo. Quindi sai, purtroppo in certi posti ancora non ci si può fidare al 100%. Ma parliamo di cose serie, ovunque prende il cellulare? Ovviamente no. Come si fa a vivere senza? Beh, insomma, in paesi dove non hai il free roaming, guardi ogni 2 minuti. Quindi, ma anche a volte non prende nemmeno sull'autostrada per andare a Malpensa. Beh, questo per dire che siamo veramente così abituati, no? E noi viviamo ovattati, no? Come se fossimo coperti dal cotone, e siamo abituati a pensare che tutto il mondo sia così.
Sì, no, non è così. No, non è così, e poi appunto questa cosa va superata, nel senso, sicuramente la possibilità di avere l'accesso a internet è anche una ricchezza, perché appunto, come dicevi tu prima, una parola che non conosciamo, un piatto che non conosciamo, un episodio di storia che non conosciamo, andiamo in un attimo a colmare la lacuna, perlomeno per quello che ci resta in testa, ma perlomeno in quel momento mentre stiamo viaggiando sappiamo il contesto in cui siamo calati. Però ovviamente questo non deve diventare una dipendenza. Ad esempio adesso è fondamentale, una cosa che uno fa quando è in viaggio, almeno io faccio sempre, è siamo dipendenti da queste recensioni nei ristoranti, perché non sappiamo dove andare, ce ne sono mille, e diciamo, ah, dove andiamo a cena? Ce n'è uno qua, no, c'è 3,6, ah, andiamo in quell'altro, c'è 3,8, no, ma l'ultima recensione è negativa, allora cosa facciamo? Mangiamo in albergo? No. Quindi va da sé. Ma il tuo primissimo viaggio invece qual è stato? Cioè, quando hai deciso che saresti diventato un viaggiatore? Cioè, cosa è stato? Quindi il primo viaggio, e quale viaggio ti ha cambiato la vita? Allora, il primo viaggio, che è stato il mio primo volo, è stato nell'81 in Sardegna, che non è narrato e non sarà narrato in nessun libro, perché mi ricordo pochissimo. Invece il mio primo viaggio che mi ha fatto innamorare dei viaggi, anche per il motivo di spiegare questa cosa da cui è nata l'idea di viaggiare ancora molto prima di scrivere, è proprio narrato nel mio primo libro, ed è Strade di Spagna, le racconto, e quando io avevo nell'85, quindi 12 anni, mi ero con i miei genitori un on the road, quindi all'epoca ancora abbastanza... È stato educato a viaggio. Esatto, assolutamente sono stato educato, e da lì anche si capisce perché. Poi c'è stato l'appannamento di ogni tarda adolescenza, quando ovviamente nell'età del liceo con gli amici si fanno le cose con gli amici. Rimini ragazze. Noi andavamo in Versilia, da Parma. E poi dopo 2 anni di Versilia c'è stata di nuovo l'illuminazione con Barcellona, narrata sempre nel primo libro, e da lì basta la fulminazione. Quindi il viaggio che veramente mi ha cambiato la vita è stato il Capodanno a Barcellona. Non derrotto con i genitori. No, quello è stato il primo. Il primissimo. Avete qualche altra domanda da fare a questo giovanotto? O lo possiamo liberare? Approfittate, cioè, l'editore vuol dire qualcosa, visto che è presente, vuol raccontarsi. L'editore è molto bravo, leggete tutti gli altri libri. E diciamolo qua, underground. Edizioni underground. Sì, questo è il mio secondo libro e un anno fa è uscito, sempre edito da Edizione Underground, e con una copertina che la richiama, più colorata ma belle uguali, Quante bandiere hai, che narra, anziché di questo paese, questo libro narra dei viaggi extraeuropei, l'altro narra dei viaggi in Europa e nei paesi del Mediterraneo, quindi c'è l'Egitto, c'è il Libano, c'è la Giordania, c'è il... Io te l'ho già chiesto, ma te lo richiedo anche qua in questa occasione, siccome è bandiere per tutti, ma quali bandiere sono belle? Quali ti piacciono? Allora, sai che a me piacciono due che non ho, e che sono lo Zimbabwe e lo Zambia, perché hanno quell'arancio, il rosso e il verde, che mi piace l'abbinamento di colori. Poi mi piace molto il Botswana, che appunto dicevi tu, sono 3 paesi anche attaccati, perché invece è diverso questo azzurro con questo nero. Poi ovviamente le bandiere universalmente belle, come ad esempio il Regno Unito e gli Stati Uniti, penso che sia impossibile dire che siano brutte. Va bene, lo liberiamo, se non avete altre domande, e ci mangiamo e dobbiamo qualcosa. Grazie a tutti, grazie che ci siete qui. Grazie di essere qua. Quando si applaude bisogna dire bis, bis, così c'è il terzo libro. Va bene, grazie, buona serata. Grazie. E beviamoci qua.